Metti della carta assorbente per olio su una superficie pulita e liscia. Poi spremi il dentifricio in quantità di noci sul foglio. Cospargi con del bicarbonato di sodio e, quando i pezzi di dentifricio si solidificano, mettili in una piccola scatola o bottiglia portatile. Quando devi lavarti i denti all'aria aperta, prendi una pallina, mettila in bocca e usa lo spazzolino come fai sempre. Se la tua collezione di condimenti occupa troppo spazio nel cestino da picnic, usa delle cannucce per creare versioni mini delle tue spezie preferite. Taglia un terzo di una cannuccia, pizzica un bordo con una pinza e scioglielo con un accendino per unire i bordi. Dopodiché usa un imbuto da cucina per versare le spezie in questa mini confezione e sigilla il secondo bordo con la stessa tecnica. Scrivici sopra il nome della spezia. Quando ti si bagnano le scarpe nella natura, trova delle pietre di dimensioni adeguate. Mettile in una pentola con acqua e falle bollire. Posiziona con cura le pietre riscaldate all'interno delle scarpe. Puoi usare delle pinze da cucina o un mestolo per prenderle. Così le scarpe si asciugheranno presto. Se non vuoi bollire le pietre, ecco un altro modo. Prendi una bottiglia di plastica, versaci dentro dell'acqua calda e avvolgila con la carta igienica. Dopodiché metti la bottiglia nella scarpa e attendi 30 minuti. Dovrebbe bastare per renderle di nuovo comode. Se stai mangiando una zuppa nella natura, puoi ritagliare un cucchiaio di emergenza da una bottiglia di plastica. Ritaglia la forma di un cucchiaio con un coltello verso il fondo della bottiglia. E non dimenticare il manico! Con un tappo di bottiglia in metallo potrai sbucciare facilmente aglio e cipolla. A proposito di tappi di metallo, puoi aprire le bottiglie con una fede nuziale, un cucchiaio di metallo o un'altra bottiglia. Sei andato a pescare ma hai dimenticato il coltello a casa? Usa una carota per sbucciare il pesce. Taglia la carota ad angolo e strofina le squame del pesce con metà della carota. Le squame si staccheranno facilmente. Fai dei buchi nel tappo di una bottiglia di plastica e avvitalo bene, quindi taglia la parte superiore della bottiglia e capovolgila. Metti un tovagliolo arrotolato o della carta igienica nel collo della bottiglia. Poi del carbone, erba e pietre e versa acqua torbida in questo filtro fatto a mano. Successivamente puoi far bollire quest'acqua filtrata e berla se hai sete quando sei nella natura. Sciogli una saponetta e aspirala in una siringa. Spremi il sapone in una confezione di pillole vuota e sigillala con della carta stagnola. Puoi usare una di queste mini saponette in qualsiasi momento. Per rendere più succosa la tua carne grigliata, fai una scalanatura al centro e mettici sopra del ghiaccio. Attendi che il ghiaccio si sciolga e poi friggi come al solito. Puoi realizzare una lavatrice di campeggio usando un normale secchio con coperchio. Taglia un piccolo foro al centro del coperchio e inserisci il manico di uno stantuffo. Versa il detersivo per il bucato nel secchio, metti i vestiti e l'acqua, chiudi il coperchio e risciacqua i vestiti con lo stantuffo fino a rimuovere tutte le macchie. Se non riesci a togliere la gomma attaccata ai vestiti, mettici sopra un pezzo di ghiaccio e la gomma si staccherà facilmente. Puoi anche mettere i tuoi vestiti in un congelatore per un po' e poi semplicemente strapparla via. I flaconi di detersivo, di solito, sono troppo grandi per essere portati in campeggio. Prendi un foglio di carta sottile e distribuisci uniformemente il detersivo sulla carta. Taglia la carta in piccoli pezzi quadrati e mettili in una scatola impermeabile. Quando devi lavare i piatti, basta metterne un pezzo su una spugna bagnata. Mentre cammini nei boschi, raccogli i rami degli alberi della larghezza di un dito. Porta a casa i rami, lavali e tagliali in pezzi uguali. Mettili in una ciotola e incollali in quella forma con la colla a caldo. E hai fatto un bellissimo portafrutta! Se il coperchio dei barattoli non si apre facilmente, prova questo trucco. Avvolgi il coperchio con del nastro adesivo, poi apri delicatamente. Se il tuo bollitore è pieno di calcare, versa dell'acqua e mettici dentro un pezzo di limone. Fai bollire l'acqua, lava il bollitore e il calcare se ne andrà via. Nel caso in cui ti venga fame all'aria aperta e non hai una canna da pesca, prova un altro modo per catturare il pesce. Prendi una grande bottiglia di plastica vuota, taglia la parte superiore e capovolgila. Lega i due lati superiori della bottiglia con una corda. Schiaccia dei noodles e mettili nella bottiglia. Buttala poi nel fiume e catturerai sicuramente dei pesci. Crea dei fiammiferi che non si spengono se c'è vento. Avvolgi i fiammiferi in alcuni tovaglioli e immergili nella cera fusa. Aspetta che si asciughino. E voilà! Ecco dei fiammiferi che non si spengono. Puoi usare un rasoio per sbriciolare il cioccolato nel gelato o nel caffè. Prendi un numero pari di barattoli e dipingili del tuo colore preferito. Incollali sulla superficie di un tagliere di legno da entrambi i lati. Poi metti una corda sul lato del tagliere come manico. Il tuo nuovissimo contenitore per stoviglie per campeggio è pronto!
L'azoto dei capelli è nutriente per le piante. Metti i capelli che perdi ogni giorno in un vaso di fiori e le tue piante diventeranno più forti e più sane. Metti dei noodles istantanei in una teglia, aggiungi uno spesso strato di formaggio, cospargilo con tutti i condimenti che vuoi. Poi metti ketchup e altri condimenti tipo peperoni o funghi negli spazi tra i noodles. Aggiungi altro formaggio e metti a cuocere finché non si scioglie il formaggio. Ecco un super piatto a base di noodles! I noodles istantanei sono anche ottimi per accendere il fuoco. Prendi bicchieri di carta usa e getta puliti e usa un ago per fare dei buchi decorativi. Poi con un coltello taglia una piccola croce sul fondo e metti il bicchiere su una lampadina. Fallo anche con altri bicchieri, finché non le hai messe tutte. Puoi anche dipingere i bicchieri del colore che preferisci prima di metterli sulle lampadine. La confezione delle uova si può usare per tenere in ordine le salse. Immergi una radice di rosa nel miele e poi in una patata tagliandone i rametti. Pianta questa patata in un vaso. Ecco come puoi coltivare le tue rose in autonomia. Spazzola le scarpe con dentifricio e spazzolino e diventeranno bianche come i tuoi denti. Usa un hula hoop e una tenda da bagno per organizzare un bagno in qualsiasi punto della foresta. Attacca la tenda all'hula hoop con dei ganci e legala ad un albero con uno svago. Puoi anche usare questo suggerimento per costruire un camerino temporaneo. Se non vuoi portarti un rotolo intero di scotch durante le escursioni, avvolgi la quantità necessaria attorno a un accendino e tagliane dei pezzi alla bisogna. Se devi spostare un divano pesante, puoi mettere le bucce di banana sotto ai piedi, così da farlo scivolare facilmente. Nelle scatole del pranzo rimane sempre tanto olio, per facilitarne la pulizia, metti un po' di detersivo nella scatola. Mettici dentro un pezzo di carta assorbente, aggiungi acqua, copri la scatola e scuotila avanti e indietro, poi risciacqua con acqua. Il cestino del pranzo si pulirà immediatamente. Se hai urgente bisogno di pantofole, ma hai solo due bottiglie di soda a portata di mano, schiacciale e infila i piedi sotto le etichette. Le tue eleganti pantofole sono belle che pronte. Puoi usare un barattolo per fare un candelabro o un mini fornello per cucinare. Fai un taglio verticale nel barattolo e poi fai due tagli orizzontali sopra e sotto. Apri i due lati come porte e metti una candela all'interno del barattolo. Se hai bisogno di cucinare, metti un mazzetto di bastoncini all'interno del barattolo e accendi il fuoco. Metti la padella sulla parte superiore del barattolo e non dimenticare di alimentare il fuoco con nuovi bastoncini finché non è pronto. Metti del fogliame secco sotto il maglione, ti aiuterà a tenerti al caldo. Per creare fiammiferi più spessi per accendere un fuoco, avvolgi 5 fiammiferi stretti stretti con un filo. Poi, immergili nella cera fusa. Aspetta che la cera si indurisca e metti i fiammiferi dentro una scatola. Se la cerniera dello zaino o della tenda non scorre bene ed è difficile chiuderla, puoi usare la cera. Prendi una candela e strofinala su tutta la cerniera.